Questo è anche il nostro augurio, quello di continuare la collaborazione iniziata con questa serata di poesie, ma possiamo anche continuare a farle anche con altre attività culturali che sempre noi portatori di Empoli possiamo portare. Grazie. Ovviamente. Invitandovi ad Empoli, ecco appunto, affinché, proprio perché questa sera mi è piaciuto, no, intitolare questa serata la serata delle corrispondenze, sarebbe appunto bellissimo che potesse nascere una corrispondenza culturale tra Forio ed Empoli, noi ce lo auspichiamo. Alessandro Baricco diceva che spesso le parole non bastano, quando le parole non bastano occorrono le forme, occorrono le immagini, occorrono i colori. Io mi permetto di aggiungere che quando le parole non bastano occorre la poesia, perché la poesia non solamente occorre, ma riesce a soccorrere. In particolare la poesia di Luciano. Luciano è un ricercatore di meraviglie. Io ve lo immagino con uno zainetto sulle spalle, con questi occhi grandi, alla ricerca di quelle piccole cose che, come dicevo prima, noi abbiamo smesso di vedere. Luciano non solo le vede, Luciano ce le forge in versi sublimi, in versi bellissimi. La poesia di Luciano ha anche un'altra connotazione molto importante. È una poesia che ha un elevato spessore anche dal punto di vista dei messaggi, perché non è detto e non è sempre detto che la poesia, oltre ad essere una bella poesia, debba contenere un messaggio. E qui quel quid in più che ha la poesia di Luciano, quella di contenere un importante messaggio sociale, lo potrete vedere in seguito dalla varietà delle tematiche che lui riesce a trattare. Ma perché un libro possa diventare, o meglio, la poesia possa diventare memoria storica, affinché appunto noi lettori ce ne possiamo pregiare, è necessario che vi sia un editore, è necessario che un libro venga pubblicato. Ebbene, io sono felicissima stasera di presentarvi il Cavalier Peppe Barra, presidente dell'Associazione Culturale, Accesso Culturale a Studi Storici, il Saggio di Empoli, che vige sul territorio da più di 33 anni e fa cultura, e lo ha fatto anche nei periodi bui, quando la cultura ovviamente era molto difficoltoso farla, ma è anche oggi così, perché purtroppo non si comprende il volano importantissimo che essa rappresenta. Ebbene, lui non è solamente il presidente del Centro Culturale e Studi Storici, è un editore, appunto, della casa editrice Il Saggio, una casa editrice che è tra le prime in Campania. Ecco a voi il Cavalier Peppe Barra. Buonasera. Allora, a parte l'editore, voglio ricordare una cosa. Sono venuto qui a Forio nel 2002 a fare un gemellaggio con l'amministrazione comunale, perché sia Empoli che Forio hanno come santo patrono San Vito. Lui è nato a Mazara del Vallo, è morto a Roma, è vissuto a Empoli per qualche anno e si dice che è seppellito a Empoli nella chiesa di San Vito al Seve. È un bel ricordo, furono due belle giornate, tantissimi anni fa, 20 anni fa. Ora sono qui, nuovamente a Forio, perché edito dei libri di poesia, di narrativa, di saggistica, di arte. Siamo arrivati all'850esimo libro ed è bello quando uno pubblica un libro. Un libro è sempre qualcosa di meraviglioso. In un libro non ci sono delle parole, non ci sono delle macchie di inchiostro formate in formato di lettere, ma c'è l'anima di chi lo scrive. Per cui stasera chi si porta a casa un libro di Luciano, porta a casa Luciano, i suoi sentimenti, le sue emozioni. Io voglio ringraziare Luciano anche perché
lui sa veramente scrivere, ma ha un modo di scrivere, di descrivere e scrivere l'amore in un modo meraviglioso. Quando ho letto le sue poesie, sembravano poesie adatte a tutti gli avvenimenti, a tutte le persone, perché ognuno si può ritrovare in quelle poesie. Grazie Luciano, perché tu hai fatto un regalo enorme, perché chi legge questo libro lo mette a pensare, lo mette a gioire, anche se ci sono poesie un po' meno gioiose, perché poi si sa chi scrive, non scrive sempre quando è allegro, ma scrive, molti scrivono specialmente quando sentono qualcosa di negativo, di brutto, però le sue poesie sono bellissime. Io voglio ringraziare anche Vincenzo, perché Vincenzo è un altro poeta molto bravo, Filomena Domini, la poetessa scalza, però stasera c'ha i tacchi ed è molto brava anche lei. Io sono circondato di persone meravigliose come queste due donzelle qui che hanno una voce stupenda. E vabbè, Tonino, lo sai che tu sei bravissimo. Grazie. Sei stato con noi a Matera e in altre attività culturali. E io voglio ringraziare specialmente questa gente, perché se non c'erano loro, noi qui non potevamo fare nulla. E ringrazio l'Arcicompraternita. Io sono uno studioso, quando sento parlare di chiese, di confratellite, arcicompraternite, di congreghe, mi si apre il cuore, perché prima anticamente c'erano tantissime congreghe, ora quando se ne trova uno significa che c'è ancora qualche radice, e bravi, bravi, continuate. Grazie, grazie Peppe. E subito entriamo nel vivo della bellissima poesia di Luciano, e non possiamo farlo in un modo migliore se non dalla voce del nostro Vincenzo. Il mio inferno, la poesia, l'ho scardinata dalla mia anima, è uscita finalmente, qualcuno ne ha preso l'essenza, mi ha curato fino alla resilienza, non pensavo di soffrirne tanto. L'ho domata nel mio cuore, l'ho pianta per farla uscire. Finalmente ho avuto il consenso. C'è un ombra che pretende tanto, mi ha trovato, mi ha istigato, mi ha fatto vomitare le parole, di qualsiasi natura fossero. Non ha importanza. Mi ha incitato al verbo, mi ha costretto alla parola. Ora scivolo nel mio vocabolario. Mi aspetto ogni giorno. Mi siedo, rifletto, prendo appunti, mi connetto con il corpo e la mente. Le frasi arrivano anche se un po' lente, ma l'insieme è un concetto. Spesso si adorna di amore, qualche volta di dolore, ma il senso e il risvolto sono la mia nota forte. Lo sento nelle viscere e viene fuori dal mio intelletto. Conoscere il poeta Luciano Carnevale attraverso le sue liriche, che egli aveva accantonato al di là su un piano inclinato distaccato di cose da dimenticare del suo scaffale, è sorprendente. Scopri come l'inizio della sua storia poetica ha del magico. Appare evidente come il poeta abbia attinto in tanti momenti della sua vita alla sensibilità del suo animo, alle emozioni, ai sentimenti, in una parola, al cuore, più che alla testa. Quando poi la testa ha ripreso il sopravvento, ecco l'insoddisfazione ed il rigetto. Ma c'è stato un momento in cui le risonanze del passato sono risonnate nostalgicamente alla mente, scusate il gioco di parole, al tessuto dei ricordi, con fatti e personaggi, e l'animo si è ritrovato, come per incanto, davanti alla contemplazione di un quadro, allo spettacolo di un'alba, che presso si è tinta di aurora e si è illuminata man mano dai raggi del sole nascente e poi sempre più splendente nel cielo. Gli stimoli emotivi di allora, le corde del cuore hanno vibrato ancora e ripresentano quelle emozioni improvvise o anche quelle contemplazioni
o quei sogni come egli stesso ricorda dei giorni di sua giovinezza, che espresse allora con germogli poetici della sua anima giovanile. È proprio vero, i ricordi sono l'unico paradiso dal quale non possiamo venire scacciati, e noi possiamo dilettarci, stupirci, commuoverci con lui che raggiunge vette di così alto lirismo, specie quando trasfigura in immagini la presentazione delle persone che ama, le sfumature di grande dolcezza nei ricordi della mamma, del padre, degli amici, molto bella la fedeltà che ha ai suoi cani. Particolare anche la delicata ma vibrante spiritualità del poeta, che lui a volte non vuole ammettere. Lo cerca quel Dio, lo cerca con grande sforzo, in silenzio, non comunicandolo neanche agli altri, ma ogni tanto c'è, è presente, e gli stimola forse questa forza interiore a scrivere. Un silenzio carico di parole, riscopre la verità per il confortante della sua vita, non bisogna mai stancarsi di amare. Solo allora il nostro mare, il suo mare soprattutto, che lui venera, sarà sempre ponteggiato di vele bianche, fiorito del volo dei gabbiani, e Zefiro spirerà profumi di fiori. È il messaggio che ci dona il nostro amico poeta Luciano. Grazie.